Eccoci qua. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Luca e oggi volevo aprire una piccola discussione con voi, una piccola parentesi su di me. Appunto, volevo parlare oggi. Io avevo aperto questo canale appunto per prova. Che appunto avevo detto nel precedente primo video che avevo fatto. Però cos'è che non funziona o che non funzionava? Perché appunto l'ho cancellato ovviamente. Visto che io sono un utente alle prime armi con YouTube, è difficile che faccia intrattenere il pubblico, ecco, detto in parole povere, io faccia trasmettere dei contenuti che dovesse piacere a voi, però non riesco a esprimermi con i miei video. Perché questo? Perché io sono una persona, adesso vi presento appunto come sono. Sono una persona estremamente timida, introversa. Vi sarà capitato a tutti di non esprimersi davanti a una persona che non conoscete. Però sono una persona che fa fatica a esprimersi anche davanti a una telecamera, a una webcam, diciamo. E, appunto, avevo creato questo canale appunto per sfogarmi con voi. Cosa volevo dire? Adesso perché non mi vengono le parole, appunto, ecco, questo qua è un esempio, appunto, no, è difficile. Dire appunto quello che voglio dire. Abbiate pazienza, vedrete che con il tempo risulterò più fluido anche nel parlare. Appunto, adesso vi dico il motivo perché faccio questi video qua. Praticamente sono una persona appunto timida, introversa, che non riesce tanto ad esprimersi sia con le persone, non è perché sono una persona normale, come vedete. Però cos'è che voglio dirvi? È che da quando sono nato, adesso perché mi vedete normale così, normale, una persona così che si vede davanti alla telecamera e guarda. Praticamente io da piccolo ho avuto, no, ho avuto, ho perché mi porto dietro da 28 anni. Questo mi fa un po' dispiacere, è un po' giù di morale, diciamo, perché cosa volete? Io sono nato con problemi. Con problemi. Voi direte di che problemi ho avuto? Che problemi ho avuto? Ho problemi fisici, ma non in senso che sono in carrozzina, che non sono capace a camminare. Per carità, mi muovo tutto quanto, mi muovo, no? Va bene, voi penserete che sono uno stupido. Ma non sono, cioè, sono una persona normale che tenta di esprimersi così davanti alla telecamera, come che fosse davanti a voi una persona normale. Invece siete un gruppo, una miriade di persone che mi ascoltate e mi vedete. Cosa dire? Ho avuto, diciamo, dei problemi fisici dalla nascita, una paresi prenatale. Non so se a voi
sappiate cos'è, praticamente io ho avuto una lesione di tutta la parte destra del fisico, diciamo, cioè non, sì, però ho dei problemi a fare certe cose, purtroppo. Diciamo, faccio fatica a esprimermi, come vedete adesso, cioè, vedete adesso perché mi sto facendo un nuovo video, però diciamo che mi conoscete e io conosco voi, è così che si inizia, cioè, è così che si inizia. Non c'è nessun problema, io sono una persona normale, come tutti, diciamo. Però non dico dei seri problemi, però diciamo un po' di problemi, diciamo, natura fisica, che adesso in dettaglio non sono capace a dirvi, però diciamo. Diciamola qua, a girare per strada da solo, ho sempre bisogno di essere accompagnato, diciamo, da persone. Non è che sono in carcella, sia chiaro per quello, sia chiaro. Sono una persona normale, così, no? Basta, ho già detto normale 100 volte, basta. Questo è lo sfogo in diretta, questo è lo sfogo in diretta che mi vedete come sono adesso. Va bene, adesso non voglio dire tutto della mia vita perché a tutti non interessa, perché non voglio espandere chissà cosa. È che, ahimè, non posso, per carità, non sono l'unico a giudicare nessuno e non voglio giudicare nessuno, però diciamo che non posso avere la macchina. E neanche cercherò sempre di sperare, però fino adesso non riesco, ancora non riesco a capacitarmi della mia situazione perché io mi sento uguale agli altri, però non riesco tanto a riazionarmi con gli altri. E in più non posso avere atosatea. A Tosa Tea, vabbè, scusate che io sono veneto, ma a Tosa Tea, a Tosa, a Tosata, a ragazza, diciamo, ecco, la ragazza. Non posso avere, no, non è che non posso avere la ragazza, che io sempre ho detto, adesso non so se parlo sbagliato, se esagero, così. Però ogni soggetto ha il suo di problema. Però bisogna che l'altra persona capisca il stimolo di come che si sente l'altra persona. Se non hai una persona che ti vuole bene per quello che sei, vivi male e non ti senti accettato per te stesso. Bella questa frase qua, bella, bella questa frase. Me la scrivo. No, mi è venuto così. Dopo ovviamente a fine di questo video, anzi, lo ripeterò per chi vuole sentirmi, chi vuole seguirmi, chi vuole,
perdere qui, adesso non so a che punto del video siamo arrivati. Dai, pensavo di più. Vuoi sentire fino alla fine questo video? Lo so, adesso tenterò di chiuderlo un po' più presto, un po' presto questo video. Nel senso, a scuola non ho avuto tanti amici, sì, non ho avuto tanti amici da poter stare insieme, diciamo, perché mi vedevano un po' strano, oppure perché non, non appartenevo agli argomenti che loro dicevano, allora io stavo sempre da parte. Perciò tento questa strada di YouTube, appunto, per farmi conoscere, no, per diventare chissà cosa, perché a me mi interessa avere amicizie, diciamo. Amicizie, attenzione, amicizie. Di gente che vuole veramente essere partecipe di un qualcosa che anche a lui gli sarà capitato di avere nel corso della sua vita. Spero che guarderete questo video e se volete anche commentate qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente, sì, per carità, io non voglio avere pietà di nessuno. Se mi volete cioè, come amico, diciamo, amico virtuale, beh, a parte che mi vedete, però diciamo sì, come avete visto, sono una persona no, normalissima, anzi, se mi dite nei commenti se vi piace questo tipo di format, blog, chiamatelo come volete, per carità, non voglio raccontare filo per segno la mia vita, che non voglio dire giorno per giorno cosa faccio, perché ci sarebbe una cosa impossibile e noiosissima da parte mia, è una roba assurda che vi racconto filo per segno quello che faccio. E appunto non posso essere uguale agli altri YouTuber che mette video di svariati argomenti, videogiochi, recensioni di film. Potrei anche farlo, qualche recensione di film o qualcosa. Però, ecco, non so se sono l'unico, ma penso di no, essere terra a terra, diciamo, come approccio a parlare. Così, niente. Se vi è piaciuto questo video, mettete un mi piace e niente, perché è così. Commentate qui sotto cosa pensate del mio pensiero, così, no. Commenti sensati, mi raccomando, commenti sensati e
e prima di scrivere pensate a quello che dovete dire, cioè non scrivete cavolate nei commenti, perché a me dispiace anche per gli altri insomma, scrivete commenti sensati e ragionati. Ok, grazie. Va bene. Con questo video terminiamo qui. E se vi piace il format, bene. Ma penso di sì. E noi ci becchiamo nel prossimo video. Tutto qui. Questo è uno sfogo personale che volevo fare, non dico da tempo, no, da tempo no. Così, tanto per farmi conoscere. Basta, no. A posto. Ciao a tutti.